Amate i film western, ma ormai conoscete a memoria l'intera filmografia di Sergio Leone? Allora è il caso di passare ai western contemporanei, come i 5 film che stiamo per raccontarvi. Via! Non possiamo non partire da Django Unchained di Quentin Tarantino, omaggio al western del 1966 Django di Sergio Corbucci, con protagonista Franco Nero, che qui compare in un cameo. Jamie Foxx è Django, uno schiavo che si allea con un cacciatore di taglie per rintracciare e salvare la moglie. Il cast è pazzesco, con attori come Christoph Waltz, Samuel L. Jackson e Leonardo DiCaprio. E a proposito di DiCaprio, sapevate che la scena in cui si taglia la mano non era prevista nel copione? È stato un incidente di scena, ma lui è riuscito ad andare avanti a recitare come se nulla fosse. È da poco uscito The Harder They Fall, black western prodotto da Jay-Z, con una colonna sonora incredibile e un cast stellare. Qualcuno ha detto Idris Elba? Il film parla di Nat Love, un criminale che riunisce la sua gang per mettersi sulle tracce di Rufus Buck e compiere la sua vendetta. E anche se la trama è originale, i protagonisti si ispirano a cowboy e fuorilegge realmente esistiti. Nat Love era un ex schiavo ricordato come un eroe del vecchio West, mentre Rufus Buck era il capo di una banda di criminali. Doveva essere una serie TV, ma poi è diventato un film a episodi. La ballata di Buster Scruggs è un western scritto e diretto dai fratelli Coen. Sì, esatto, proprio quelli del Grande Lebowski. Raccoglie 6 storie che i Coen hanno scritto nell'arco di 25 anni. Tutte molto diverse per tono e genere, ma accomunate dall'ambientazione, il selvaggio West. Si passa dal musical alla commedia e ci sono tutti gli elementi cari ai western, dai polverosi viaggi in carovana alle risse nei saloon. In Notizie dal mondo, Tom Hanks è il capitano Jefferson Kyle Kidd, un veterano della guerra civile che viaggia di città in città per leggere i giornali ad alta voce e diffondere notizie. Un giorno incontra Joanna, una bambina che 6 anni prima era stata catturata dalla tribù dei Kiowa. Ora che non ha più i suoi genitori biologici né quelli adottivi, Jefferson accetta di portarla dagli zii, anche se lei non è d'accordo. Tom Hanks, come sempre, è bravissimo e vederlo disposto a tutto per proteggere una bambina, beh, ci scalda il cuore. Avete presente Caleb McLaughlin, cioè Lucas di Stranger Things? È il protagonista di Concrete Cowboy, che non è un western nel senso stretto del termine, anche se parla di cowboy, per la precisione della comunità afroamericana di cowboy urbani di Filadelfia. Caleb è Cole, ragazzino che dopo un'espulsione da scuola si trasferisce dal padre, interpretato da Idris Elba. E insieme a lui, anche noi impariamo a conoscere il mondo dei cowboy di città. Allora, da quale inizierete? Dal western prodotto da Jay-Z o dall'omaggio tarantiniano? Fateci sapere nei commenti qual è il vostro preferito. E se volete altri video come questo, iscrivetevi al canale!